un autista invalido che prendeva droga, poi l'incidente a Capri. Se fossero stati eseguiti i prescritti controlli sull'autista invalido e assuntore di sostanze stupefacenti, da bigliettaio diventato conducente, e sulle ringhiere della strada provinciale 66, il pullman, quel tragico 22 luglio del 2021, non sarebbe precipitato. La procura di Napoli ha chiesto quindi il rinvio a giudizio di 3 persone indagate per quell'incidente avvenuto a Capri, in cui rimasero feriti 23 passeggeri, ma soprattutto in cui perse la vita Emanuele Melillo, l'autista del bus della compagnia di trasporti locale ATC. Le richieste riguardano il medico a cui la società di trasporto aveva delegato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il legale rappresentante della stessa società e un funzionario della città metropolitana di Napoli. Il legale rappresentante della società avrebbe, secondo gli inquirenti, mutato le mansioni di Melillo da addetto alla biglietteria a conducente, senza sottoporlo a specifiche visite che avrebbero dovuto invece evidenziare la sua inidoneità. Al medico invece gli inquirenti contestano di aver omesso di richiedere al datore di lavoro di Melillo gli elenchi dei lavoratori e delle relative mansioni per sottoporli alla obbligatoria sorveglianza sanitaria. E infine al dirigente della città metropolitana di Napoli, responsabile della gestione tecnica strade e viabilità e della direzione tecnica delle aree strade, viene contestato dagli inquirenti di non essersi attivato, malgrado puntuali segnalazioni, per posizionare una idonea barriera lungo la strada provinciale 66, dove invece c'era solo un parapetto incapace di impedire l'impatto con il pullman.